Benvenuti, uti, uti, uti. Io sono Mighty Mars, Ars, in questa grotta, otta. Scusate se c'è un po' di eco. Ecco però lo dice se è giusto. Bello, eh? Provo io, eh? Certo! Provo, eh? Prova, Provo. su! Prova! Fantozzi! Ma cosa ha detto? Merdaccia, chiarissimo! È finita sta grotta qua. Ok, qui siamo tornati al punto di prima però. Vado lavori. Che poi io li raccolgo però mi servirebbero anche per vederci un pochino più distante, perché con la lanterna non è che si veda proprio benissimo, eh. Beh, se ci fossero le risorse qua sotto, uno potrebbe farsi una bella strutturina qua sotto e farebbe, diciamo, figo più che altro. Il problema è che non vedo. Non vedo. Poi vabbè, mancherebbero gli alberi, mancherebbe tutto, eh. Alla fine. Ecco. Adesso sì che non ci vedo niente. Vabbè ragazzi, sembra che non ci sia niente, almeno che non ci sia qualche cunicolo che io non ho visitato, che potrebbe essere la probabilità maggiore, però al momento non sto trovando niente di interessante, niente, cioè qualcosa, un segreto nascosto, qualcosa, uno scrigno, voglio dire, cioè, tutta sta grotta qua l'avrei fatta per qualcosa, no? Ci avrei messo qualcosa di interessante, tanto per. Vabbè ragazzi, io direi per il momento di andarcene. Poi magari ci ritorneremo, anche perché ho paura di non, più che altro ho paura di non tornare indietro. Ecco, qui c'è della risorsa praticamente, però solamente qua. Ragazzi, sto trovando tutto chiuso. Ai, lo sapevo che andava a finire così. Non sapevo che andava a finire male. Spero che i funghi di questa caverna siano commestibili, perché altrimenti ho anche fame. Per il momento non sto subendo danno da fame, ma la cosa non mi tranquillizza affatto. Oddio! E girati! Ma no, un'ammazzata che fortuna. Ora però devo mangiare ragazzi, che sennò saranno buoni sti funghi. Io penso di no. Magna, non magna. Forse non sono funghi, no. Questi non mangia, non gradisce. Non gradisce. Abbiamo se uova abbiamo. Allora, vediamo se uova. Intanto l'uscita era di qua. Ma no. No, non era di qua l'uscita, bene. Vedete che non ci ho capito niente. Qui è chiuso. Cos'è? Oro? Ho trovato dell'oro! Mi scusi, eh. Gold, sì! Non l'avevo mai trovato l'oro. Lo voglio! Tutto mio!
Ricco, sono ricco. Scusate, devo festeggiare un attimo. No Walker. Au! Sono ricco. Va bene, fai cacare anche come festeggiamento. Sinceramente non so cosa potrei farci con l'oro in questo gioco, oltre che a farmi un gabinetto d'oro, che mi piacerebbe. Potrei rifarmi i denti d'oro come gli zingari. Tu denti d'oro, tu ricco, eh? Ah ragazzi, ho quasi preso tutto l'oro, sono anche sfondato praticamente dalla grotta, sono arrivato da mappa. Cucù! Allora, vediamo un po' quanto oro abbiamo preso. 100 279. Bah, direi che va bene, dai, ci accontentiamo. Ah, abbiamo scavato un bel po', eh, non poco. Vediamo anche questi, che non si sa mai. Oh, almeno non è stato un viaggio almeno non è stato un viaggio completamente inutile. Resta il fatto che mi sono perso, però. Quindi bisogna vedere se tutto quello che abbiamo raccattato... Cos'è? Ah, no, mi ha preso un colpo. Se tutto quello che abbiamo raccattato... Oddio. Ah, qui è l'uscita, perché qua c'è il cinghiale. Bene, grazie cinghiale che mi ha indicato l'uscita non volendo. E direi di dare un'occhiata anche di qua, ormai ci siamo. Un po' di funghi luminosi, cristallosi. Di qua? Veramente infinita sta grotta, però. È veramente infinita. Va bene ragazzi, direi che per il momento questa grotta qui va bene. Andiamo alla base e scarichiamo quello che abbiamo. Almeno un po' di oro l'abbiamo preso, dai. Anche se pensavo di trovarci uno scrigno, qualcosa, una struttura sotterranea, un disco volante. Se riesco. Aria, aria. Eccoci qua ragazzi. Va bene, allora, reso conto, abbiamo preso un po' di questi funghi luminosi, abbiamo preso un po' di roba un po' strana, questo Alidium Dust, che non so che cos'è. Mi ho preso un bel po' d'oro che mi mancava, non ce l'avevo, quindi noi possiamo, volendo, andare qui e fare i lingotti d'oro. Wow, voglio provare un attimino. Anche qua le ceste non bastano più. Ok, allora, intanto vi faccio vedere come far funzionare la forgia, dato che ci siamo. Io ci metto anche questo, ragazzi, se giocate da soli non è facile capirlo. Metto un po' di carbone, quindi lo carico, e poi ci metto con la flint, quella spezzata, che è qua dentro, che è questa. Accendete, voilà, fino a esaurimento carbone che avete messo dentro.
Io c'ho i lingotti d'oro, ce l'ho già. Allora facciamo sicuramente oro, ci mette un minuto compresi tutti e 9 pezzi, e poi li dovrei mettere qua dentro, però io qua dentro non ho posto perché ho già dei pezzi di metallo che rompono un po' le balle. Bisognerebbe farne uno per il ferro, uno per il rame e uno per l'oro di ceste. Abbiamo la clay, abbiamo già 300 errotti, mettiamoci anche questa insieme. Ok, allora, abbiamo preso anche dell'altro un pochino di rame, abbiamo preso. Ho fatto anche uno di rame non volendo. Perfetto, adesso i lingotti sono pronti. Ne abbiamo 200, ne possiamo fare 262, quindi possiamo anche fare anche 4 forge, possiamo farne quante ne vogliamo, anche 20. Sicuramente si farebbe prima. Quindi noi adesso abbiamo i nostri lingotti d'oro, che sono questi fatti. Se ne andiamo nel crafting, ci dirà. Ora, queste certe cose non si possono fare perché non abbiamo tutti i materiali nell'inventario, perché non vi considera. Allora ragazzi, certe cose non vedete, queste qua praticamente in blu vuol dire che le potete fare, quelle diciamo in grigio non le potete fare, anche se magari ho i materiali, però non avendoli nell'inventario mi dice come se io praticamente non li avessi. In realtà io ce l'ho, però non sono nell'inventario, sono nelle ceste. Quindi se volete fare qualcosa le dovete tenere nell'inventario. Per esempio, qui vuole lingotti, io ce n'ho un bel po' di lingotti, quindi se per esempio porto il lingotto qua, per esempio, adesso mi sblocca tutto quello che richiede il ferro, per esempio. Allora, io ero curioso con l'oro cosa posso fare. Molto probabilmente mi servirà qualcosa con cui poter lavorare il ferro. Secondo me è tipo una fonderia, qualcosa che l'ho anche vista. Ecco, questa è una raffineria, però non so se raffineria è solamente roba di la regola di petrolio. Però io petrolio, che sa, per il momento non ne ho visto, non credo ci sia, anche se c'è tantissime risorse, quindi ci potrebbe anche essere il petrolio, anche se al momento non credo, poi chi lo sa. Non sapevo, fondamentalmente non sapevo nemmeno che c'era l'oro, quindi tutto può essere. Questa sembra quasi una macchina da cucire. Energy workbank, molto permette qui non fare degli attrezzi da lavoro. Questo non so a cosa serve assolutamente, perché molte cose non le ho ancora fatte, perché siamo in modalità sopravvivenza. E va bene ragazzi, comunque io direi un momento, vediamo un po', l'oro è pronto, sì, mettiamoci anche questi e così via. Noi possiamo fare 217 lingotti più quelli che abbiamo già fatto, che sono 53. Quindi va bene ragazzi, poi scopriremo con l'oro cosa possiamo farci. Faremo una nave gigantesca tutta fatta d'oro che galleggerà benissimo, sono convinto. E va bene ragazzi, io per il momento è tutto, spero vi piaccia questo gioco, a me sinceramente piace parecchio. Se volete potete anche venire sul Discord per giocare insieme, non ho assolutamente problemi, basta rispettare quelle poche regole di cordialità e gentilezza, ovviamente. E niente, il link di Discord è chiaramente in descrizione. Come sempre ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate like, commentate, che mi fa piacere parlare con voi, e ci vediamo la prossima volta. Ciao belli!